Con Iacullo in avvio di secondo tempo, il Vasto Girardi fa suo l'incontro tra le deluse del girone F e torna a respirare in classifica, superando il Fano al terz'ultimo posto. A dirigere il delicato match infrasettimanale al Ditella, il fischietto barese Palumbo. Su calcio piazzato avvia le danze Ruggeri al quarto d'ora. Galesio per i casertani devia la traiettoria in angolo. Alla mezz'ora un contatto nei 16 metri tra Fontana e l'ex capobassorri Camato fa reclamare la massima punizione per i padroni di casa. Non è d'accordo la terna arbitrale. I giallo-azzurri molisani premono con Caon 60 secondi dopo. Il portiere ospite Rinaldini è costretto agli straordinari per evitare di essere superato dalla sfera. Da azione d'angolo la risposta del Matese, ricamato, coglie la traversa. È l'ultima emozione prima del rientro delle squadre negli spogliatoi sul risultato di parità 0-0. Nella ripresa la bio è nuovamente a favore dell'11 di casa. Cesaroni colpisce il palo al minuto numero 8. È il preludio al vantaggio firmato da Iacullo, che sfrutta al meglio l'invito di Zuccherato ed infila Rinaldini. Il Vasto Girardi non sembra accontentarsi al 26esimo. Fontana sfiora clamorosamente il possibile raddoppio dinanzi all'estremo difensore Campano. Nelle battute finali della gara arriva il secondo legno di giornata per i molisani, con una sberla di Cesaroni. Gli ospiti si fanno vedere solo prima del 90esimo, ma la punizione della punta Galesio finisce contro la barriera. L'espulsione tra i locali di Gargiulo non cambia le sorti del risultato. Per i matesini è notte fonda, il Vasto Girardi al contrario acciuffa 3 punti per sperare ancora di risalire la china in questo finale di stagione.